Siamo al Cesano Lab in via Trento 12/A, Cesano Boscone. È un centro fondamentalmente per ragazzi, creato dal comune, organizzato da varie società, non a scopo di lucro, nato per i ragazzi, dove durante la settimana si creano eventi per appunto ragazzi, bimbi, grandi, dei più piccoli e più grandi. Anche per gli anziani. In questo momento stiamo facendo la Cucina Senza Frontiere, che è un evento che c'è ogni due sabati, e questo mese è stato improntato sul Sud America. Stasera viene fatto un corso, diciamo, di cucina di un paio d'ore, dove le persone possono partecipare sia al corso e poi mangiare quello che hanno cucinato durante la procedura del corso, lo svolgimento della giornata, diciamo, per svolgere questo tipo di attività. È un modo per socializzare, per stare insieme, per conoscere altre culture e non solo la nostra italiana, anche se a livello culinario d'Italia ogni regione potrebbe inventarsi qualsiasi cosa e potremmo andare avanti fino al 2050, insomma. Allora, stasera stiamo facendo questo evento che si chiama Cucina Senza Frontiere. È un evento che è nato, che abbiamo sperimentato come numero zero, proprio per fare da ponte culturale, cioè usare la cucina come mediatore culturale, per far conoscere una cultura, quella africana. Abbiamo fatto questo numero zero a Pier Emanuele, dove c'era stata questa emergenza in Nord Africa, quindi abbiamo fatto questo numero zero con dei cuochi africani. E il concetto di Cucina Senza Frontiere è raccontare un paese attraverso il cibo. Dove c'è un menù, nel caso di questo numero zero che era africano, dove raccontiamo, diciamo, l'Africa, le storie personali degli chef e cerchiamo di avvicinare una cultura, diciamo, diversa alla nostra cultura. Questo progetto poi man mano ha preso un po', diciamo, consistenza anche in altre forme e abbiamo pensato di sperimentarlo su diversi continenti. Abbiamo fatto una serata di cucina sudamericana, questa è la terza serata di una serie, quindi abbiamo fatto tre incontri di cucina sudamericana. Dal mese prossimo ci occuperemo dell'Asia, quindi lo stesso concetto è di raccontare l'Asia con dei cuochi asiatici che ci raccontano le loro ricette, i loro menù, eccetera, per raccontare un continente, quindi un paese, nel caso per esempio stasera del Sud America era il Perù. Volta scorsa era l'Ecuador e il Perù, poi c'è stata anche un'altra serata che, cubana, che insomma ci dovevamo fare, insomma abbiamo preferito fare quella asiatica, e così è un percorso nei vari continenti per raccontare il mondo attraverso il cibo. Sì, ci sono diversi eventi per target diversi, quindi diciamo che tendenzialmente gli eventi sono per i giovani, o comunque per è uno spazio che è nato per una forte esigenza sul territorio di avere un ambiente per i giovani, e solo che nel frattempo i giovani partecipano ad alcuni eventi, ma ci sono anche altre persone che partecipano ad altri eventi che facciamo. Gli eventi sono rivolti a tutti.
questo caso, stasera stiamo facendo Cucina Senza Frontiere, diciamo che c'è uno spazio per ragazzi, adolescenti e famiglie. Non so, guarda, gli anziani, io so che c'è già un gruppo di anziani che viene la mattina, che fanno dei coupage, e poi c'è il ritrovo per i bambini il pomeriggio, che esattamente non lo so perché io mi occupo della mattina e so che fanno questi ricordi per gli anziani. Poi c'è una scuola di ballo sempre per anziani, ballo sudamericano, un po' di tutto, diciamo. Poi non so, per ora così preso ancora la provvista non sapremo, però ogni idea è buona, cioè per fare il gruppo, per stare tutti in compagnia, ecco. Per conoscerci. Tipo, se tu dovessi fare adesso, domani ti dicono fai un laboratorio che piace ai giovani, cosa faresti? Mi metti in croce. Un laboratorio o un evento? Laboratorio o anche in quello. Perché gli eventi possono spaziare da evento pizza. Ma ogni settimana puoi tirare fuori nuove idee, un evento pizza, evento sciocchini per i ragazzi. La mission di Cesano Lab è creare degli eventi culturali e anche, diciamo, ricreativi, tra virgolette, per aggregare delle persone. È chiaro che un progetto parte come indirizzato a un target preciso, che può essere quello giovanile, può essere quello dei ragazzi adolescenti, può essere quello... però poi alla fine notiamo che su un progetto che per esempio sulla carta, Cucina Senza Frontiere, è un progetto per adulti, in realtà poi ha un appeal anche per i ragazzini, per i più giovani, eccetera. Fuori dagli schemi dei locali. Il Cesano Lab in realtà è sì un posto per aggregare, per di aggregazione, un posto dove poter mangiare una piadina, un panino, bere una birra in compagnia, ma non è in sé per sé un locale, e quindi è un contenitore che va riempito, e quindi i giovani, i ragazzi, chiunque vuole avvicinarsi a questa struttura ha degli spazi per poter fare delle cose. Tant'è vero che stiamo incontrando tantissime realtà anche associative dove c'è la presenza di giovani che arrivano anche da altre zone del sud-ovest per poter collaborare per altri eventi. Ne abbiamo uno in programma verso la fine di aprile che sarà veramente molto molto interessante, perché è un evento internazionale di spray art, che è un evento organizzato da questa associazione di Rezzano attraverso ovviamente il patrocinio del comune di Cesano Boscone e con la collaborazione del Cesano Lab, perché diciamo che come logistica e anche come situazione per giovani è la parte più interessante, no? Dove qui ci si può aggregare, ci si può ritrovare, e quindi da lì possono partire anche altri progetti che abbiamo già in testa per i giovani, per gli adolescenti. Posto deve essere vissuto anche soprattutto da loro, che sono il futuro del paese, quindi è importante per questo motivo. Il Cesano Lab viene vissuto in totale autonomia, cioè non ci deve essere per forza la presenza di un evento per far sì che venga frequentato. Quindi diciamo che c'è consigliabile tipo venire qua a farsi un sabato sera un po' carino. Una cosa magari un po' atipica rispetto a altri locali serali, è una cosa che può coinvolgere dai bambini a gente che ha una metà e anche di più, e quindi è una situazione che può coinvolgere più culture etniche, quindi più persone di altre nazionalità o di altri paesi, e interagire tra tutti per poter passare una serata un po' diversa rispetto, non so, che andare sui Navigli e mangiarsi una pizza, ecco, cose che in Milano, per chi abita a Milano, lo fa quotidianamente se ha la possibilità, perché oggi poi ci vuole anche la possibilità economica per fare certe cose. Qua con poco puoi anche realizzare una serata un po' atipica, un po' diversa. E poi so anche che tipo ci sono gruppi di persone che cucinano, alla fine c'è anche chi vince il successo. Poi c'è un premio che diciamo è un riconoscimento così
è una cosa un po' spiritosa che è venuta fuori strada facendo durante le prime serate che abbiamo fatto questa attività. È un cesso con i prodotti che si sono usati durante l'iniziativa del laboratorio di cucina. Va bene, no. Grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao! Ciao.